Ci troviamo sul Monte Prinzera, all'imbocco della Valtaro, a pochi chilometri dal centro di Parma. Pensate che il Monte Prinzera è a 700 metri sul livello del mare ed è attraversato dalla Via Francigena. Questa montagna ha delle caratteristiche uniche, ma andiamola a scoprire insieme. Emanuele, il Monte Prinzera è una riserva regionale, come mai si è deciso di tutelare quest'area? Questa riserva, così come i parchi, ha delle caratteristiche particolari. Ogni luogo che si tutela lo si fa proprio perché ha qualcosa di unico. Il Monte Prinzera, innanzitutto, le rocce proprio su cui ci troviamo adesso sono un antico fondale oceanico risalente ad oltre 200 milioni di anni fa. Non un fondale oceanico come tanti altri, ma un fondale creato con lava vulcanica. E questo ha portato con sé delle caratteristiche molto particolari. Quali sono le caratteristiche di questa roccia che, se non ricordo male, si chiama ofiolite? Hai detto bene, il nome ofiolite proprio ci dice da ofide, roccia dei serpenti, perché sono rocce molto scure e si presuppone che i serpenti ci si scaldino al sole, ma anche perché contengono dei minerali particolari che si chiamano serpentini. Questa roccia è estremamente particolare ed anche molto ostica alle forme di vita, perché contiene molti metalli pesanti, piombo, cadmio, zinco, e questa grande abbondanza rende l'ambiente estremamente tossico. Emanuele, prima abbiamo citato la Via Francigena, che è uno dei percorsi che passa qui vicino al Monte Prinzera. Ci sono altri sentieri percorribili? Sì, il Monte Prinzera, nonostante sia una riserva abbastanza piccola, è costellata da una rete di sentieri molto belli, panoramici, facilmente percorribili, quindi è molto consigliata per escursioni di mezza giornata o di poche ore, per famiglie anche, visto il non alto grado di difficoltà, e ce n'è per tutti i gusti, quindi nel bosco, sulla roccia nuda, consigliato però più nelle mezze stagioni, perché d'estate qui fa veramente molto molto caldo. Bene, proseguiamo lungo il nostro sentiero. Siamo proprio sulla cima del Prinzera e qui troviamo una specie bellissima, molto interessante, è un'orchidea, si chiama Barbone Adriatico, il nome deriva da questo lungo labello tipico delle orchidee, ma in questa particolarmente sviluppato, lunghissimo. Il Barbone Adriatico, tra l'altro, come tutte le orchidee, è specie protetta, ma questa in particolare è tutelata anche all'interno delle liste regionali. Quindi proprio qui sulla cima abbiamo una perla preziosa da conservare. E sto fotografando un codirossone. Il codirossone è la specie tipica dell'estate del Prinzera, una specie che tipicamente sta ad alte quote sulle Alpi, anche sul nostro Appennino, in ambienti rocciosi. Però ad alte quote, appunto, quindi attorno ai 2000 metri. Noi qui ci troviamo a meno di 800 metri, eppure il codirossone ha trovato un ambiente idoneo in cui nidificare. Ci sono pochissime coppie, una o due ogni anno, che arrivano dall'Africa, è una specie migratrice. Il maschio è molto bello, ha un colore rosso e blu. E tipicamente costruiscono insieme alla femmina il nido fra le rocce, in ambienti estremamente difficili da raggiungere. Noi adesso ci avviciniamo poco, non molto, per non disturbarli, perché è sempre bene, come prima cosa, il rispetto verso la fauna
e verso la loro tranquillità. Quindi mi avvicino leggermente solo per vederle un po' meglio. Sotto di noi le distese molto brulle, aride del Prinzera, con praticamente soltanto una pianta vera e propria, un vero albero. E si vedono sotto di noi alcuni di questi alberi. È il sorbo montano, un'altra specie che solitamente si trova a quote molto più alte e in ambienti rocciosi, aridi, che invece qui trova il suo ambiente ideale, nonostante ci troviamo ad una quota molto più bassa. Ci stiamo muovendo lungo un sentiero segnato sul Monte Prinzera perché è molto importante non uscire dalle aree consentite. Ogni passo che facciamo è in un habitat di interesse conservazionistico, quindi sotto di noi, anche se sembra esserci quasi un deserto, in realtà tantissime specie erbacee, quasi tutte quelle presenti qui, sono specie protette, tutelate, il cui calpestio sarebbe un grosso danno. Quindi quando veniamo in visita in questo luogo stiamo molto attenti e rimaniamo sui sentieri segnati. Seguiamo il sentiero e ci spostiamo sul lato settentrionale della riserva, che come spesso accade i versanti nord sono più umidi, più freschi. Anche nel nostro caso questo versante è più umido e più ricoperto di vegetazione, anche per la conformazione proprio del paesaggio. Siamo sul versante nord del Monte Prinzera e alle nostre spalle si staglia la Valle del Taro, l'alta pianura. Una cosa interessante, curiosa, se noi andiamo nel Taro, nel fiume Taro, in mezzo ai sassi, possiamo rinvenire in mezzo alla gran parte di rocce chiare, possiamo trovare delle rocce scure, verdi o nerastre, proprio come quelle del Monte Prinzera, delle rocce ofiolitiche. Non è un caso, sono rocce erose, scavate dai corsi d'acqua e portate a valle, e quindi possiamo vedere lungo il corso del fiume, più a valle, quello che si ritrova invece a monte, quindi in questo caso sul Monte Prinzera, ma anche in altre aree ofiolitiche della Val Taro, come già il Monte Penna in altissima Val Taro, dove il fiume Taro si origina. E dopo aver visto una orchidea rara, qui c'è un'altra specie molto rara, si chiama Alisso di Bertoloni. Proprio il nome del suo scopritore. È una pianta estremamente rara perché è legata esclusivamente agli ambienti ofiolitici. Ha una caratteristica molto particolare, a parte la sua bellezza, questi piccoli fiori gialli estremamente appariscenti. Noi ci troviamo in un'area particolarmente arida, che non è solo un piccolo deserto, è anche un piccolo deserto tossico, velenoso, proprio perché le ofioliti sono ricche di metalli pesanti come il cadmio, il piombo, lo zinco, e questa pianta ha una caratteristica estremamente rara, che è quella di riuscire a vivere in queste zone proprio sequestrando i metalli pesanti. Quindi dentro le sue foglie, i suoi piccoli fusti, riesce a trattenere questi metalli senza che per lei diventino tossici. È anche utilizzata in alcuni contesti, in alcune situazioni, come sequestratrice di questi elementi, quindi per cercare di bonificare aree che sono avvelenate dai metalli pesanti.
I fiori dell'alisso di Bertoloni sono presenti soltanto per un paio di mesi all'anno in primavera. Durante il resto dell'anno si può riconoscere però questa piantina rara osservando con attenzione le minuscole foglie sulla cui superficie si può vedere la presenza di piccolissime macchie dorate. Ecco, questa è un inconfondibile segnale del fatto che siamo di fronte a questa pianta estremamente rara. Emanuele, come abbiamo potuto vedere nei sentieri venendo qua, le colline qui intorno godono di una natura veramente rigogliosa, sono colline molto verdi, mentre il Prinzera è un terreno che sembra lunare, sembra un terreno molto ostile. Quali sono le specie vegetali e animali che possiamo trovare qui sul Monte Prinzera? Hai detto bene, ci troviamo in un luogo veramente molto difficile per la vita, infatti quando ci si muove da queste parti sembra quasi un deserto. In realtà alcune specie, non moltissime, però sono riuscite ad adattarsi a sopravvivere in questi luoghi. Per la fauna questo ambiente, anche se ci troviamo soltanto a 700-800 metri di quota, può sembrare invece un ambiente alto alpino, quindi come se trovassimo a 2000-2500 metri sulle Alpi. Ed infatti sono presenti per esempio alcune specie di uccelli come il codirossone o il sordone che possiamo trovare in alto sulle Alpi e invece qui nidificano e si incontrano. Poco fa abbiamo anche visto un'aquila reale volare sopra di noi a pochi metri. Invece per quanto riguarda le specie vegetali, ecco, queste sono soggette ad una pressione ancora maggiore. Non c'è molto terreno in cui insinuare le proprie radici e ancor più i metalli che sono contenuti in queste rocce sono tossici e soltanto poche piante, solitamente erbacee, quindi di piccole dimensioni, si sono evolute e sono ora in grado di sopravvivere in questi ambienti. Non a caso ci siamo seduti proprio qui perché in questo punto si incontrano due di queste specie che sono adattate agli ambienti ofiolitici. Qui accanto a noi abbiamo uno spillone lanceolato, questo nome curioso, che ha questo fiore molto allungato. Quasi sempre il portamento di queste piante è molto basso, schiacciato, perché ci troviamo in ambienti molto ventosi e asciutti, quindi bisogna conservare quella poca acqua che si riesce ad estrapolare, ad estrarre dal terreno. Questo è uno degli esempi con cui l'uomo si trova ad avere a che fare con meccanismi naturali che possono venire utili anche a noi e che quindi possono essere utilizzati in altri ambiti molto diversi rispetto a quello in cui ci troviamo, sfruttando le caratteristiche che hanno delle piante o degli animali, spesso in apparenza inutili, che però invece hanno delle proprietà molto molto particolari. Chissà ancora quante di queste proprietà potranno essere scoperte in futuro. In questa puntata abbiamo fatto un viaggio nel tempo di 200 milioni di anni. Io vi avevo promesso che vi avrei parlato di leoni e rinoceronti, ma non possiamo farlo da qua. Ci dobbiamo sostare sulle rive del Po. E per fare questo passo la linea a Chiara, che è con un ospite molto speciale, che vi racconterà una storia magnifica su leoni e rinoceronti in pianura. A questo punto vi sarete chiesti quale sia la connessione tra leoni e rinoceronti e la riva del Po. E infatti abbiamo un ospite speciale a spiegarcelo, Davide Persico, che è docente di paleobiologia all'Università di Parma e che è stato autore di una pubblicazione davvero speciale. Ce ne parla un po', professore? Sì, buongiorno innanzitutto. Si tratta di un lavoro, un articolo scientifico dedicato ad un fossile, una scoperta paleontologica estremamente importante che è avvenuta nei dintorni di Cremona. Su una spiaggia, come di consueto, si trovano appunto i fossili del Po,
e si tratta della mandibola, un'emimandibola sinistra di leone in condizioni di conservazione assolutamente eccellenti, incredibili, tant'è vero che ero rimasto incredulo alla consegna in museo di questo fossile, perché di solito i fossili del Po, essendo trasportati in gran parte dal fiume, subiscono un'erosione, delle fratture e quindi una riduzione di quello che è il carattere preservativo appunto del reperto. In questo caso invece le condizioni sono eccezionali, conserva tutti i denti e in genere quando si trovano su un osso craniale, diciamo, i denti fossilizzati, si ha la possibilità di ottenere il 90% delle informazioni utili sull'individuo, sulla specie e sulla sua ecologia in pratica. In questo caso è stato così, dalle misure biometriche, dall'analisi paleontologica, ripeto, risultata essere una mandibola di leone di una sottospecie non ancora rinvenuta in Italia, che è la Panthera spelea intermedia, quindi una varietà, una cronosubspecie, diciamo, del leone delle caverne, che finora è stata trovata in Francia e con qualche esemplare in Polonia, ma mai in Italia. E soprattutto leone delle caverne mai ritrovato prima d'ora in pianura padana. E questa è già di per sé una notizia veramente scientificamente straordinaria, insomma. Era una leonessa di circa 132 kg e questi valori sono stati stimati attraverso biometria dei denti e un paragone, diciamo, con i leoni attuali e con i leoni fossili ritrovati in altri siti. Però non abbiamo la datazione, non sappiamo in realtà quando sia vissuta, perché i fossili del Po sono al di fuori dal contesto cronologico. Abbiamo visto, girando per la provincia, che sulle montagne c'era l'oceano e qua troviamo residui di Africa. Ma com'è stato lo sviluppo di questo territorio? Sì, questa è una domanda molto interessante. Allora, fino all'inizio del quaternario, meglio nel Pliocene, nel Pleistocene, la pianura padana era un golfo del mare Adriatico, che era abitato da una fauna marina assolutamente identica a quella attualmente mediterranea, insomma, che troviamo ancora in Adriatico. E il mare si spingeva fino a lambire le colline di Asti, Cuneo, Torino e così via, e anche il Pedapennino. E gradualmente poi dopo, anche con gli eventi ghiacciali, cambiamenti climatici e l'innalzamento della catena appenninica, il mare si è gradualmente ritirato, gli affluenti hanno trasportato in questo antico golfo, diciamo, una sorta di scheletro roccioso che ha costituito il basamento della pianura, e poi lo scorrere dei fiumi ha generato la pianura vera e propria, quindi strato dopo strato, alluvione dopo alluvione, abbiamo questo pacco di circa un paio di chilometri perlomeno in questa zona di strati generati appunto dai fiumi e dai suoi affluenti, che costituiscono oggi il suolo sul quale noi viviamo e sono praticamente un libro, pagine di un libro che racchiudono indizi di vita del passato. Quindi indagando questi fossili, che ripeto sono fuori dal contesto stratigrafico perché sono presi in carico dal fiume e trasportati sulle spiagge, però studiandoli e allacciandoci, quindi facendo una correlazione a distanza con le cronologie di altri siti ritrovati in Europa, siti ordinati, è possibile ricostruire completamente quella che è stata l'evoluzione climatica della nostra pianura e di conseguenza l'evoluzione faunistica. E questo è straordinario perché sono pagine di storia che vengono scritte e che poi vengono divulgate. Quindi noi viviamo sulla storia del mondo, su un riassunto della storia del mondo. È assolutamente così. Viviamo su un riassunto della storia più recente, diciamo, della penisola italiana, che è il periodo quaternario. E i fossili del Po sono resti di mammiferi terrestri, quindi continentali, che sono vissuti in un arco di tempo che va da 180.000 al periodo storico. C'erano animali più antichi continentali nel nostro territorio, c'erano, però gli eventi glaciali che hanno caratterizzato la nostra pianura hanno fatto sì che, in particolare l'ultimo glaciale, hanno fatto sì che gli indizi precedenti, diciamo, venissero spazzati via, quindi cancellati, lasciando soltanto incolumi o parzialmente incolumi i resti fossili che vanno da quel periodo, quindi intorno ai 200.000 anni fa, fino all'attuale in pratica. Ecco, abbiamo parlato della leonessa, che è l'ultimo ritrovamento straordinario, ma non c'era solo lei, c'erano anche rinoceronti. Io lo definisco una sorta di Serengeti un po' del sud Europa in pratica. Era una pianura caratterizzata da faune migratorie che provenivano non dall'Africa, come potrebbe far pensare il tipo di animali, bensì dall'Asia. Quindi erano migrazioni che avvenivano in funzione delle variazioni climatiche e avevamo leoni, avevamo leopardi, avevamo le iene,
c'erano i rinoceronti, c'erano l'elefante anticus, che ormai è una specie estinta, un elefante molto grande con le zanne molto, molto erette, e poi c'erano le faune glaciali, quindi il rinoceronte lanoso, il mammut, il cervo megacero, quindi il cervo gigante. E in museo ne abbiamo alcuni esemplari, abbiamo un cranio straordinario di una femmina di megacero perfettamente conservato, abbiamo anche una ricostruzione di dimensioni reali che quindi lascia intendere che tipo di animali erano, erano una vera e propria megafauna mammiferi che caratterizzava la nostra pianura. Parliamo di animali che si sono poi estinti, animali che si sono invece evoluti per adattarsi al loro sistema, al nuovo sistema. Esattamente, questa è una domanda veramente azzeccata, perché qua abbiamo un incrocio, diciamo, di azioni faunistiche particolari, dalle migrazioni alle estinzioni. Durante una certa fase climatica arrivavano faune dall'est Europa, prede soprattutto, e di conseguenza poi i predatori. Come vediamo oggi, scendono capriole e cinghiali dall'Appennino e arrivano di conseguenza i lupi e poi lo sciacallo dorato, quindi il predatore fa seguito, diciamo, alle prede. Così avveniva anche in queste variazioni climatiche, in cui arrivavano le prede e di conseguenza poi anche i predatori. Al cambiamento climatico, quindi dopo centinaia di migliaia di anni, alcune di queste specie, racchiuse nella nostra pianura, si estinguevano localmente o anche a livello continentale, anche, e ne abbiamo diversi esempi, il leone delle caverne uno su tutti, per esempio. Altre specie invece riducevano il proprio areale, quindi in parte con estinzioni locali, quindi racchiudendo il proprio areale magari in Nord Europa oppure in Siberia, nel nord dell'Asia. Altri invece migravano proprio, quindi ritornavano sui propri passi per cercare delle nicchie ecologiche adeguate. Altre ancora sono rimaste nel nostro territorio italiano, ma si sono spostate ad alte altitudini. Quindi, per esempio, oggi quella che vediamo come fauna alpina non è altro che un residuo della fauna glaciale che esisteva anche in pianura durante l'ultima fase del Quaternario. E questo è straordinario, perché raccontando queste cose si riesce a mettere in luce o a far comprendere alla gente quanto siano plastiche le specie nell'ambito della loro evoluzione biologica, ma quanto sia dinamica anche il comportamento di una popolazione, di una specie, per quanto riguarda il tempo, il clima e l'area geografica. E questo è molto bello, insomma. E forse riusciamo anche a comprendere l'importanza della permanenza di una certa specie su un territorio. Molti, riallacciandomi al contesto attuale, molti mi dicono, quando esemplifico la presenza del lupo nel nostro territorio, molti mi dicono: beh, ma il lupo non c'è mai stato qui, quindi è una specie allottona. No, il lupo c'è sempre stato. Storicamente è stato cancellato perché c'è stata una caccia assidua, e sta arrivando in maniera naturale, quindi è una migrazione naturale, non è una specie allottona, è una specie di cui l'uomo non ha più memoria sul territorio, ma sta tornando in maniera naturale, quindi sono spostamenti indotti da cambiamenti che sono in corso. Basta una variazione di un grado di temperatura per creare dei cambiamenti veramente impressionanti. Basti pensare agli inverni miti che affrontiamo ormai attualmente. Abbiamo delle specie, in particolare degli uccelli, ma anche dei pesci, ho già notato, che sono dei migratori conclamati, che ormai sono stabili nel nostro territorio, quindi sono diventati stanziali a tutti gli effetti. Non mi è mai capitato, come quest'anno, magari sono scarse le mie osservazioni, però quest'anno mi è capitato, facendo volare appunto il drone sulle spiagge o sul fiume, di vedere già in gennaio la presenza dei cefali nel fiume, cosa che in genere avviene in tarda primavera. Invece in fine gennaio, inizio febbraio, erano già presenti in grandi quantità nel fiume. Ora questi pesci sono arrivati dal mare in largo anticipo, oppure sono popolazioni che sono diventate stanziali nel fiume, e questo è certamente legato alla temperatura delle acque. Cioè, e sono tutti indizi che, messi insieme, ci dimostrano come apparentemente la dinamicità faunistica che c'era nel passato sia ancora attuale. Semplicemente si svolge su tempi talmente lunghi che non sono quelli umani, per cui ci vogliono osservazioni molto approfondite per riuscire a percepirla. Lei, per il suo lavoro, per i suoi studi e per la sua, chiamiamola anche, passione, perché ci vuole tanta passione per dedicarsi alla paleobiologia, ha una visione molto ampia, molto più ampia di tutte le persone comuni, di quello che succede nel tempo e nello spazio. Come ci vede proiettati per il futuro? Per il futuro, questa è una bella domanda. Io sono stato per un paio di missioni scientifiche in Antartide nel 2006 e nel 2007. Il nostro scopo era studiare le variazioni climatiche negli ultimi 50 milioni di anni per poter ipotizzare cosa potrebbe succedere nel futuro.
e dal punto di vista climatico il futuro non è roseo, ci sarà un cambiamento importante. Tanti dicono, soprattutto sollevando il problema in termini anche politici, la politica si deve dare da fare per salvare il pianeta. No, il pianeta si salva da solo, sta semplicemente mutando, si sta trasformando, cioè sta evolvendo. Evolvere non significa migliorare, significa trasformarsi. Il problema principale sarà vedere la nostra specie come riesce ad adattarsi a questi cambiamenti climatici. Ci sarà una necessità sicura di adattamento, inevitabile di adattamento, non è detto che poi ci riusciamo. Basta considerare che la nostra specie ha avuto origine in una parte dell'Africa a seguito di un cambiamento climatico regionale, di una parte di un continente. Per cui in genere l'evoluzione, diciamo, ha delle accelerate o delle stasi in funzione di cambiamenti improvvisi dal punto di vista geologico o climatico. Per improvviso dal punto di vista geologico e climatico si intende su dei tempi piuttosto prolungati, brevi geologicamente ma lunghissimi per quanto riguarda la vita umana. Per cui quando dicevo prima, lei ha una visione a 360 gradi, è necessario secondo me per un naturalista o un paleontologo avere una visione attualistica a 360 gradi e poter riallacciare i concetti che si possono osservare nell'ambiente, non solo nel nostro ambiente ma anche in altri continenti, sulle forme di vita del passato. Cioè senza una correlazione anatomica, per quanto riguarda l'anatomia comparata, piuttosto che etologica, piuttosto che di reazione alle risposte climatiche, è fondamentale vedere come funziona adesso e poi possiamo permetterci di ricostruire almeno in parte ciò che succedeva nel passato, con un grandissimo margine di errore sempre. A questo punto la domanda è d'obbligo: che cosa possiamo fare noi per tutelare la biodiversità che ci circonda? Questa è un'altra domanda importante. A livello globale il lavoro da fare è quello del contenimento dell'anidride carbonica e questo ci permetterà di contenere, diciamo, quello che è l'aumento di temperature che si sta manifestando. Si manifesta prevalentemente i poli perché sono regioni più estreme e quindi anche più fragili, ma si manifesta anche nel nostro territorio. Per quanto riguarda invece un discorso locale, secondo me bisogna puntare alla sostenibilità. Ritornando alle migrazioni dall'Appennino alla pianura, io le considero un beneficio ambientale, significa che stiamo riportando un pochino in salute quello che è il nostro territorio, in particolare la Golena del Po. Da studi che ho fatto di recente con altri due ragazzi, due colleghi, a livello totalmente hobbistico, ormai non riesco più a distinguere quello che è l'hobby da quello che è il mio lavoro ed è estremamente bello questa cosa, facendo studi di questo tipo abbiamo notato quale e abbiamo dimostrato alla gente quale che sia la biodiversità del nostro territorio. Con faune, soprattutto mammiferi, del nostro territorio veramente eccellenti, eccezionali, aumentate numericamente dal punto di vista del numero di specie negli ultimi anni, soprattutto in quelle zone che sono naturali, che sono state rinaturalizzate, rinforestate, con dei cali incredibili di osservazioni in aree che sono coltivate in maniera intensiva invece. Quindi la roba da fare secondo me è un'azione, diciamo, di gestione della parte agricola sostenibile nei confronti delle aree naturali dove c'è l'elevata biodiversità e poi lavorare per connettere queste aree. Cioè queste aree non possono essere delle macchie isolate di biodiversità all'interno di una pianura che è completamente coltivata, devono essere collegate con dei canali ecologici, dei canali, bastano dei canali di irrigazione, dei fossi, delle rive, delle siepi, cioè dei collegamenti, delle strade ecologiche che diano riparo alle prede per spostarsi e ai predatori per seguirle e quindi colonizzare gradualmente prima macchia di leopardo tutta la pianura e poi magari quando arriveremo ad un concetto di valutazione ecologica, diciamo, conscia di quello che è il danno che stiamo facendo e come potremmo rimediare, allora lì vedremo poi dopo una diffusione in pianura più omogenea di questa biodiversità, perché noi ne dipendiamo da questa biodiversità. Certamente il rispetto della natura e la convivenza con essa sono valori in cui crediamo e che vanno ogni giorno rimarcati. Ma che cosa succede intorno a noi? Come noi ci comportiamo nei confronti di quello che ci circonda? Lo scopriremo nella prossima puntata di Be Wild.